Ciao a tutti, in questo breve video vi mostrerò l'utilizzo del mio ultimo progetto, Type4Me. Potete trovare documenti e istruzioni per realizzarlo sul mio blog www.lucadentella.it. Sul mio laptop ho già installato i drivers necessari, posso quindi procedere con il collegamento del dispositivo alla porta USB. Come vedremo, il LED di Type4Me lampeggerà una volta ad indicare che il dispositivo è pronto per l'utilizzo. Il sistema operativo riconosce Type4Me come un dispositivo USB composito, formato da una tastiera USB e da una porta seriale virtuale, nel nostro caso la porta COM3. Apriamo quindi un emulatore terminale, su Windows Putty andrà benissimo, e colleghiamoci alla seriale virtuale. La connessione è aperta e Type4Me è in attesa di ricevere la sequenza di caratteri che andrà poi a redigitare per noi. Ad esempio, Hello World. Concludo la sequenza con il tasto invio. Come vedete, Type4Me mi conferma di averla correttamente memorizzata. Se ora mi sposto ad esempio su un documento Word e premo il pulsante di Type4Me, ecco che Type4Me digita la frase memorizzata. Sempre utilizzando la comunicazione seriale, posso inviare a Type4Me alcuni comandi. Tutti i comandi iniziano e finiscono con un punto esclamativo. Il primo comando che vi mostro è il comando Enter. Type4Me mi conferma l'esecuzione del comando e se ora torno al documento Word, noto come Type4Me va a capo automaticamente dopo aver digitato la frase. Posso tornare al componente precedente inviando il comando no enter. Ecco la prova. Normalmente Type4Me memorizza la sequenza di caratteri nella memoria RAM del microcontrollore. Se quindi scollego il dispositivo dalla porta USB, togliendo la sua alimentazione, la sequenza viene dimenticata. Con il comando save posso invece chiedere a Type4Me di memorizzare la sequenza nella memoria EEPROM, mantenendola anche quando tolgo l'alimentazione. Utilizzando invece il comando clear chiedo a Type4Me di dimenticare la sequenza. Ecco infatti che, premendo ora il pulsante, non viene più digitato nulla. Per finire vi mostro un particolare utilizzo di Type4Me. Con una versione leggermente modificata del firmware, posso automaticamente inviare la sequenza di tasti necessaria per eseguire il famoso attacco Hadouken del videogioco Street Fighter 2, qui emulato da Mame.